A tutti ben trovati, Santa Caterina, la festa di Orroni, la festa di questa comunità che ancora una volta rimette insieme le persone in questo grande incontro che la comunità organizza da sempre, una festa molto vissuta, molto attenta. Vedete già alla mia destra avvicinarsi ovviamente tutto quello che è l'inizio di un lungo percorso che porta e mette insieme fede e tradizione. Intanto, se ci facciamo un applauso, capisco che ci siete. Prima della processione ed entriamo poi nello spirito giusto che deve sottolineare l'evento nella sua intimità e nella sua bellezza, anche perché Orroni, la sua storia, le sue tradizioni, i riti che scandiscono il passaggio del tempo e le testimonianze che marcano il vissuto di un popolo che ha saputo conservare la memoria. In occasione della festa di Santa Caterina d'Alessandria si rinnova il sentimento di fede di una comunità particolarmente devota, attorno alla quale si stringe una grande partecipazione di fedeli che accorrono da numerosi centri dell'isola per onorarne la figura. Diego Aldo Piraz, il capobriere di questa edizione, e Diego Moi, che ovviamente danno inizio al percorso, che in questo centro del Sarcidano, ricco di emergenze archeologiche che attestano la presenza dell'uomo fin dai tempi antichi, sorge a pochi chilometri dal paese la chiesetta campestre di Ficatico Catalano, attorno alla quale si intrecciano i riti dedicati a Santa Caterina, celebrata la prima domenica di giugno. Un fascino religioso, civile e comunitario attraverso articoli, testimonianze, documenti. I piccoli protagonisti accompagnati dai grandi, questa prima parte è interamente dedicata al passaggio dei cavalli con i cavalieri, le amazzoni, che danno proprio inizio alla solenne processione in onore di Santa Caterina, dall'omonima chiesa campestre alla parrocchia di San Vincenzo. I cavalieri rappresentano una delle componenti principali della processione e ogni anno il passaggio del corteo dei cavalli eleganti e bardati a festa con fiocchi e rasi colorati rappresenta motivo di